Non confondersi col cerasuolo d'Abruzzo che è un rosato, questo invece è il cerasuolo di Vittoria che agli studi di sommelier si impara subito perché è l'unica di OCG siciliana ed è, vi raccontava prima Marco, appunto un classico uvaggio di frappato e Nerodavola che univa la freschezza, la saporosità del frappato con le note un pochino più mature e ricche del Nerodavola. Tra l'altro oggi la vendemmia credo si faccia separata, no? Due tempi diversi e poi vengono mescolate successivamente, mentre prima ovviamente era, si andava un po' meno per il sottile, quindi si vendemmiava il cerasuolo un po' più acerbo. Il 24 settembre. Tutto, il 24 settembre tradizionalmente, sapete che le date delle vendemmie un po' a tutto il mondo spesso sono determinate o da una legge del comune o da o dalla parrocchia, o dall'arcivescovo, a seconda dove siete. Si decide quel giorno lì, si vendemmia. Comunque sia la stagione, comunque sia, a volte è vietato, quello è anche buono, perché molti vendemmiano prima, magari l'uva non è abbastanza matura, è quello uno per fare il furbo. Però oggi come oggi è ovvio si matura, si vendemmia quando l'uva è appunto giusto di maturazione. Quindi all'epoca però si vendemmiava tutto insieme, quindi c'era questo bilanciamento nel bicchiere tradizionale che il cerasuolo era un po' più acerbo e nello tavolo invece già oppure. Il frappato, scusate, sì, frappato volevo dire, era un pochino più acerbo, il Nerodavola era molto maturo e comunque si controbilanciavano. Oggi viene fatto in maniera diversa, quindi comunque è un vino dal profilo più importante rispetto, rispetto al frappato. Prego Marco. Io volevo aggiungere solo una cosa a questo proposito. Quello che abbiamo assaggiato come cerasuolo è un esercizio di stile, diciamo così, che l'azienda fa dal 1988 per una volontà di fare di un prodotto fresco, che noi comunque abbiamo pure in assortimento molto più spostato sulle note del frappato che avete assaggiato prima, voleva fare un vino un po' più longevo. Il termine cerasuolo ha detto bene, era un rosato, è un rosato il cerasuolo d'Abruzzo. Inizialmente il cerasuolo di Vittoria aveva quelle tone di terzo grado di colore, quindi rosato chiaretto cerasuolo, sia per via di macerazioni molto brevi a temperature molto alte, ma anche perché comunque non si aspira, perché il frappato non ha colore. La concentrazione maggiore del frappato, parliamo di 40, 50, 60, 80 anni fa, la concentrazione maggiore di frappato dava appunto questi vini molto chiari, ecco perché il nome cerasuolo. Poi nell'interpretazione dei disciplinari eccetera ci si è spostati verso una concentrazione maggiore di Nerodavola, affinamenti più lunghi e quindi questo colore un po' si è spostato. Il Barocco è un prodotto che comunque ha di natura una sua espressione più colorata, ma anche dovuta all'effetto, alla, spero bilanciato, della barrique del tonno. Però il cerasuolo di base dovete immaginarlo come un'evoluzione del frappato che avete assaggiato prima. Questo era giusto a dover dire. Comunque è interessante assaggiare anche questa versione, perché non è vero che non si possono avere vini da invecchiamento e con una certa struttura. L'importante è farlo. 10 anni fa ci sarebbe messo il Cabernet o il Merlot, oggi comunque si preferisce farlo con uve autoctone. In questo caso sentite che la componente leggera, un pochino più fresca del frappato si mantiene e il Nerodavola ci aggiunge una componente di tannino, anche una componente un po' selvatica. Questo ovviamente il frutto è giocato su note molto più scure, si va più sulle more di rovo, si va sulle sensazioni di prugna, di confettura, c'è una nota di carrube, di fico nero, ci sono note, qualche nota ovviamente del legno, quindi una spezzatura, un po' di cannella, un po' di note di cocco, sensazioni un pochino più piccanti, anche pepate ci sono in questo vino. E in bocca lo sentirete anche provandolo con la carne, ovviamente asciuga più, quindi c'è più tannino, quindi è più adatto a preparazioni, anche magari questo si può anche pensarlo su una carne umida, un brasato, uno stracotto e su carni rosse, mentre col frappato era molto più difficile. Però sentite anche qui la lunghezza
la saporosità, questa sensazione fruttata che dura tantissimo, ma comunque anche qui il frappato viene fuori, perché alla fine è un vino che rispetto ai vini siciliani qualche anno fa comunque è di una leggerezza impressionante, è veramente un vino moderno in quel senso, per quanto sia un vino che cerca di fare una versione di Cerasuolo strutturata e Vendegaard, comunque il carattere della zona rimane quello, ed è il paradosso bello di questa zona così torrida, di questo microclima così particolare che dà, la, che dà questi vini comunque freschi e che sfido tantissimo alla cieca a mettere proprio nella zona di Vittoria. E adesso assaggiamo le due bollicine.